Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video o bentornati, come preferite voi. Oggi siamo agli ulivi. Ormai sarà 2 settimane che ho iniziato a potare gli ulivi. Appena finito di potare le viti, mi sono buttato subito agli ulivi. Infatti, queste forbici non si lasciano. E nulla, siamo in questo ampieno che ce n'è all'incirca 150. E ne avrò fatti, ora manca poco, manca queste 3 file e questi pochi ulivi qui. E l'ho già finito, quindi non mi manca moltissimo. All'incirca faccio 20-25 ulivi al giorno. Noi si potano con la scala, quindi si monta su tutte le fronde, non si fa la potata dalla terra, che secondo me è più veloce, però viene un po' peggio perché ovviamente con la scala, con le forbici a mano vengono, diciamo, più come tu potevi, invece con la scala e quell'altro modo è un po' meno, però effettivamente sono più veloce a farlo. Non ci vorrebbe anche pensare a farlo. Per ora sto da me. Anche mamma potava un po', però poi ora ha smesso di attrinciare le potature delle viti e ora sono qui da me. Penso che stampo lo faccio tutto io perché è un po' in pendenza e questo qua ci penso io. Il nostro metodo di potatura, non so bene come chiamarlo. Adesso io poto a mio piacimento, nel senso come piace a me l'ulivo, mi piace in questo modo e li faccio in questo modo, non so come si chiamano. Ora ve lo faccio vedere. Degli ulivi non potati e questi potati. Il concetto base qual è? Il concetto base è quello di lasciare una chioma folta sotto e sfoltire molto, in pratica a cipressino, noi si dice. Quindi più largo sotto e più stretto in cima. Si prova a farlo. Questo è un morellino, questo è non lo so. Qua, non lo so. In pratica l'idea è che questo, senza lasciare pennacchi, diciamo succhioni lassù in cima, noi diciamo preferiamo la fronda. Infatti anche qua giù bisogna lasciare tutte fronde morbide perché passando ora qui è abbastanza larga la fila, ma se no a passare oltre 3 ore a cingoli ci si può fare anche male, quindi si tende a lasciare solo delle fronde morbide e se c'è qualche ramo di troppo che viene in mezzo alla fila si taglia. Giudicate voi come sono potati, se sono potati bene o male. Questi sono gli ulivi da potare. Ora questi A sono un po' poverini. Qui la terra sono vicini ai pini e non hanno molta forza. Però, come potete vedere, per terra di vegetazione ce n'è tanta. Adesso mi sembra di li tolgo abbastanza gli ulivi. Abbastanza, il giusto. Come vedete, questi si vede bene. Come alto è molto più vuoto con qualche frondettina rispetto a giù che è molto più pieno. Grazie, si gli sfa la gonnella sotto perché se no noi c'è questo problema che l'ulivo, diciamo, che se uno lascia sempre alto alto cose lassù in alto, il sotto lo vuota perché il sole e tutti i raggi solari, diciamo, arrivano prima lassù e l'ulivo tende a crescere sempre di più e diciamo, la parte bassa, che è anche quella comoda da cogliere, lo lascia e va a morire. Ora si rinizia. Siamo a questo qua. Questo vedete come sono i nostri ulivi prima di potare. Delle macchie. Perché sono ulivi, diciamo, sono belli, hanno tanta roba, tante fronde belle che faranno le ulive. Però ci vuole abbastanza. Per potare, attrezzature che usiamo, queste come quelle per potare le viti, le uguali, le vignon e la nostra seghina a mano per fare i tagli, quelli un pochino più grossi. Per tagli ancora più grossi ho quella tramotosega elettrica un po' più grossa, però questa comodissima, pesa penso 1 chilo, ma nemmeno 1 chiletto, sì, molto comoda. L'attacco alla cintura delle forbici e me la tengo sempre qui dietro. La batteria, tanto
tanto per potare gli ulivi non è come la potatura delle viti, quindi la batteria non si insuma nemmeno molto. E ora iniziamo a potare questo, che è un morellino. Tecnica base, secondo me, per potare gli ulivi, quelle che seguo io, è le fronde vanno in dentro, soprattutto io le tolgo, perché io dentro a dura fatica con la manina entra dentro, non lo fo. Tutti i talli, tutti i succhioni che vanno per l'aria, tipo questo qua, questo, tutti via. Però senza nemmeno troppo inseguire la fronda, perché se no la fronda parte là in cima e ti rimane solo... è brutto. Quindi, e cercare di tenerli contenuti in cima e allargarli sotto. Come vedete, perché sotto, vedi, si vanno a botare. Si possono botare. Perché in cima, come vedete, c'è tutta la forza dei talli, dei succhioni, come vedete lassù è pieno. Ci vuole un monte anche, ho la forbice, la sforbice, i talli, tutti, uno, tutto. Perché in pratica sotto tolgo poco il secco, questa fronda qua che va a dritto. Questa qui, sono tutte cose che non mi piacciono perché sono, diciamo, fronde che poi faranno la fronda bellina, morbida, però lì ci vuole un po' d'anni e si verrebbe troppo in fuori, quindi no. E se c'è da fare qualche taglio grosso, si fa qualche taglio grosso, c'è problemi, tanto l'ulivo non si sbaglia mai. Nulla, ora poi vi faccio vedere quando finisco da questo ulivo. Appena finito, ora potrei ritoccarla ancora un paio da qualche parte, però non lo fo perché sennò ci perdo troppo tempo, c'è troppi ulivi da fare, quindi bisogna farli. È venuto così, risultato finale, che in pratica che ho tolto molto lì sopra e lasciato largo sotto, più che altro largo sotto. Potrei sfoltirlo ancora un po' di le punte, ma se dovessi fare tutti questi peluzzi ci vuole troppo. Ora ci spostiamo a questo qui, che è un porco spino numero uno, è un cureggiolo, penso, però questo qua ci vorrà abbastanza. Questo abbastanza. Quando gli ho tolto tutti i talli dentro, e guardate, quando uno gli toglie tutti questi talli qui e lo pulisce un po', si è bello e botato, non pensate ci sia altro. Ora spero che vediate qualcosa. Molto scomodo stare in questa fascia in capo, però vai, battuta già la telecamera. Il problema non so se riuscite a capire. Andiamo qua, si appoggia la scala da qualche parte e si inizia a salire. Prima cosa è iniziare a far pulire tutti questi talli che sono nati, che almeno mi aumenta un po' la visibilità per vedere cosa fare. Anche questo. Più ne togliamo meglio è. Ora cerchiamo di iniziare a sfoltire un po' anche quassù. Che poi l'olivo è molto soggettivo, ognuno lo può potare come vuole. E non si sbaglia mai. Però io cerco di lasciare solo qualche frondina quassù. Una, due, e poi c'è di lasciare folto sotto. Ora questo ne ha particolarmente tanti di tagli. Che poi più se ne tolgono, il prossimo anno qui si riempirà di nuovo. Sì. Ora questi poi li toglierò quando sono di là. Questo lì è piccino, si dovrebbe riuscire a fare abbastanza velocemente.
Questo si toglie, gli si lascia solo questa frondina, questo si accorcia così. Questo qua, via. Io poi mi faccio circa un'idea di come sta. Non è che mi piacerebbe scendere, guardi come viene, ma... quello che penso ormai, fermo, la faccio così. Appena penso, secondo me questo è da tagliare, lo taglio, senza ripensarci. Poi come sta, sta. E bene o male vengono abbastanza, secondo me, carini. Di sotto ora non riesco a vedere perché c'è la scala, che più di ogni cosa, però all'incirca non penso manchi di molto. Ormai taglio un attimo qui, questa qui di sotto, alleggerisco un pochino, tanto c'è queste altre fronde che vanno a calare. Qui sotto la taglio, c'è questa. Tutte queste vengono all'interno, io taglio e faccio il cono vuoto. Anche questa, via. Poi soprattutto poi la taglio quelle secche, che ormai non hanno più nulla. Anche questa, mi guarda. Uno viene qui e dice mi garba o non l'ho fatto. E se non li garba, tardi, bisogna tagliarli tutti. Anche questo. Questo l'avevo lasciato io perché avevo letto che se si lasciava un tallo così buttava meno talli, perché prendeva forza questo e quest'altro dovrebbero avere meno forza. Ma a me sembra che qui buttano normalmente. No, forse ce n'è meno, effettivamente ce n'ho qui non meno. Fine per oggi, sono le 5.40, 5.50, inizia a essere buio, abbiamo fatti rispetto a prima altri 4, ora domani spero di finire, ma non penso di finire questa fila, e finire questo campo immagino ancora altri 2 giorni, anche 2 giorni e mezzo tutti. E poi si va in quell'altra sulla greppa che sono, non so quanti ulivi, però tutti sono a discesa in questo modo. Però per oggi abbiamo fatto. Paragone di questi ulivi, ditemi cosa ne pensate. Quelli sono da potare. Come vedete, cioè, un ulivo così alla fine viene trasformato in un ulivo all'incirca. In questo modo, che non mi sembra, c'è il giusto legno all'interno, è rimasto sopra, poi si guarderà quanto li faranno. Poi bisogna sempre un po', perché essendo il terreno in pendenza da questa parte l'olivo è molto basso, dall'altra parte bisogna tenerlo un po' più basso perché sennò non ci arriviamo con gli abbacchiatori. Semmai di qua bisogna alzarlo un po', perché essendo più alti con il terreno bisognerebbe alzarli un po', però vabbè, sistemiamo qui la legna e dopo più avanti bisognerà venirla a raccattare con la tazza che qua si usa per bruciare. Però penso per oggi sia tutto, dopo se ne farà sicuramente degli altri, su, diciamo, più nell'approfondire sul come io poso e come secondo me alcune regole generali penso di averle capite. Però vabbè, per questo video comunque è tutto, e vi ricordo sempre di iscrivervi e di commentare, lasciare like e di guardare il link in descrizione, che c'è tanti vari link come Instagram, sito e altre cose. E comunque niente, iscrivetevi e ci si vediamo al prossimo video. Da Lorenzo Bucci è tutto, ciao, buona settimana. Ciao ciao ciao.